Poco meno di 100 persone hanno dato il loro ultimo saluto ad Antonietta Gigante. I funerali si sono svolti all'interno della chiesa di San Massimo, non lontano da Via Alice, dove la 76enne abitava da molti anni. La salma di Antonietta Gigante era stata sottoposta ad autopsia martedì. Le indagini, in una prima fase, si sarebbero concentrate sul movente della rapina ad opera di balordi, ma non si escludono altre piste. La violenza con cui è stata uccisa e le modalità di azione degli assassini non sembrano somigliare a quelle di una rapina. La donna, con i polsi legati sul suo letto di casa, è stata colpita ripetutamente al volto e alla testa con pugni e, a quanto pare, anche con un oggetto contundente, svelando un eccessivo accanimento. Negli ultimi giorni l'attenzione degli inquirenti si sarebbe soffermata sulla vita privata di Antonietta Gigante e su eventuali suoi coinvolgimenti in attività illegali. Non si esclude infatti l'uccisione della 76enne possa essere in realtà una vendetta per un torto subito, poi consumatasi in maniera efferata. La donna pare avesse a disposizione cifre di denaro importanti derivanti dall'eredità lasciatale dal marito deceduto e da alcune attività commerciali di sua proprietà. Un piccolo capitale che avrebbe attirato l'attenzione dei rapinatori, ma anche la volontà di qualcuno di fargliela pagare da parte di eventuali suoi debitori. Sarebbero queste due le piste maggiormente battute dalla polizia. Indagini per ora non facili, però l'Icola è da centro delle cronache per atroci fatti di sangue e non sempre risulta facile ottenere dichiarazioni da parte di eventuali testimoni o ben informati. Negli ultimi anni, nel raggio di meno di 100 metri, ci sono stati due brutali uccisioni, uno stupro di gruppo ai danni di una straniera, furti, rapine e due macabri ritrovamenti di cadaveri, come quello dell'ex assessore del comune di Villaricca, Roberto Landi, a pochi metri dall'abitazione in cui è stata uccisa Antonietta Gigante.